Gugliotta, in città di Santa Teresa ci ha provato, eravate in vantaggio per due volte e vi siete fatti raggiungere. Alla fine il Casalvecchio ha trovato nel finale un gol strepitoso. Sì, è stata una partita bellissima tra due ottime squadre. Purtroppo è questione di episodi, perché Ferraro sbaglia il gol del 3-2 e poi loro a un minuto dalla fine, a un passo dai supplementari, trovano il 3-2 che ci manda a casa. Però sono comunque felice, perché non posso dire assolutamente nulla, i ragazzi hanno fatto una grande partita. La cosa che mi piace di più è che comunque è stato un playoff corretto, nonostante la posta in gioco fosse altissima, tra due squadre d'amici in campo si è visto. Sì, c'è stata la correttezza anche nel finale, voi siete andati ad applaudire i loro tifosi e il Casalvecchio. Sì, perché comunque al di là del campo siamo amici. Le partite si vincono e si perdono, ma quello che contano sono i rapporti umani. Siamo due ottime squadre, l'abbiamo dimostrato tutto il campionato, oggi purtroppo passava solo una. È andata bene a loro e va bene così. Forse l'uscita di De Salvo un po' vi ha penalizzato in mezzo al campo, dove stava facendo molto bene, stava mettendo, diciamo, sotto quadro la difesa avversaria. Sì, il capitano ha speso tanto, tutta la stagione, oggi pure. Il caldo ha fatto la sua parte, non ha chiesto il cambio e... avevamo altre assenze, ma non è un alibi, perché ce l'abbiamo sempre avute fin da quando è nata la società, ma va benissimo così, va bene.